Oggi una puntata speciale con un ospite che mi sta raggiungendo proprio ora. Lo conosciamo ormai tutti da un anno e non ne possiamo veramente più. Ecco perché quando mi sono imbattuto in un test rapido in farmacia mi sono detto: e perché no? La mia curiosità riguardo al test sierologico che ho fatto senza sintomi era capire se per caso avessi sviluppato gli anticorpi di lungo periodo, gli IgG. Ora vi stanno apparendo sullo schermo tutte le indicazioni riguardanti il mio canale, seguitele ma non distraetevi. Ero interessato a conoscere questa cosa perché vorrebbe dire che sarei venuto a contatto col virus senza averne però i sintomi. Quella che vedete al mio fianco è la tabella esplicativa che ho preso in prestito dal sito del test rapido che ho trovato, in cui si nota l'andamento del virus. In azzurro la risposta del classico tampone detto PCR e le due curve della risposta degli anticorpi, le IgM che si abbassano rapidamente e le IgG che invece persistono per più tempo nella difesa del nostro organismo. Non entro nel dettaglio perché non sono medico o facente funzione di tale figura e nemmeno voglio provarci, quindi passo subito a mostrarvi questo test che ho trovato nella mia farmacia di fiducia. Ecco com'è andata. Come avete visto, non sono certo uno pratico di queste cose, ma è abbastanza semplice e ho fatto tutto in meno di 20 minuti e considerando che devi attenderne 10 per il risultato. Comunque, questo test, a cui non voglio minimamente fare pubblicità, ha un sito ben fatto che spiega tutti i dettagli e anche un bel video in cui si vede benissimo l'esatta procedura per effettuarlo. A malincuore lascio in descrizione uno short link così da evitare anche sia visibile il nome. Non so quale troverete nella vostra farmacia, ma questo mi è parso abbastanza economico, poco meno di 20 euro, ma sull'affidabilità ho trovato solo alcune pubblicazioni che lo hanno utilizzato in trial clinici e quindi non posso darvi percentuali reali su studi. Pertanto non prendetelo come oro colato, a dire il vero non penso che nessuno di questo tipo di test sia veramente affidabile, ma prendetelo solo come un primo passo per togliervi la paura in caso di dubbi. Ha pure una conservazione di quasi 2 anni se lo si conserva tra i 4 e i 30 gradi, quindi se proprio siete ansiosi compratene uno da tenere per le emergenze. Come dicono però anche nel foglietto illustrativo, mi raccomando, se avete dei sintomi contattate il vostro medico e non affidatevi solo a quei test fai da te. Lui sicuramente potrà darvi migliori indicazioni su cosa fare. Io vi ricordo il mi piace di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video con la personale speranza che non arriviate mai in contatto con questo virus. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!